quei cani erano stati abbandonati a loro stessi, morti di fame, chissà da quanto tempo, costretti a nutrirsi di cosa? E soprattutto una cosa, ciascuno di loro aveva sicuramente ben chiara nella sua memoria, un periodo più o meno breve all'interno della sicurezza di una famiglia, per poi vedersi abbandonato, forse anche maltrattato, picchiato, aggredito, bastonato, legato, rinchiuso, e ancora fame, e fame, e fame, di quella nera che toglierebbe persino il lume della ragione al più ragionevole e più mite degli animali. E poi la vita in branco, certo, non delle più facili. Nel branco sopravvivono solo i più forti e più feroci, lo si impara presto. Sopravvivono soltanto coloro che azzannano per primi. E in questo scenario sono vissuti per mesi e mesi al freddo e alla pioggia di questo inverno particolarmente duro e lungo. E i comuni pagano questi amici degli amici, i cosiddetti affidatari, che dovrebbero garantire a questi animali almeno il minimo per la loro sopravvivenza. Amici degli amici, abbiamo detto, perché sono di quelle posizioni che non richiedono affatto un minimo di amore per gli animali, ma che servono a fare soltanto clientelismo e che in alcuni casi si limitano a dichiarare in vita un certo tot numero di animali per poterne percepire i cospicui contributi che i comuni versano nelle tasche di costoro. I veri cani, cani a due zampe ovviamente, cani loro, come tutti quegli amministratori, sindaci, assessori e affidatari che usano i cani a quattro zampe per fare soltanto clientelismo. E quando ci scappa il morto, i colpevoli, non li cercate tra i cani a quattro zampe. I veri colpevoli sono loro, i cani rognosi a due zampe. Quei cani